Ciao a tutti, bentrovati da Miss Bimbi Katia. Oggi andiamo a preparare insieme il gâteau di patate. Ho accolto le vostre tante tante richieste, allora vi faccio vedere semplicemente in pochissimo tempo come preparare un ottimo gâteau. Io mi rendo conto che è il momento di prepararlo quando nel frigorifero mi rimane per qualche giorno in più qualche pezzetto di formaggio oppure di salame o di prosciutto. Allora dico, lo sapete che c'è? Prendo tutti questi bei pezzettini e ci faccio un bel gâteau di patate, quindi è anche un'ottima ricetta, ecco, svuota frigo. Infatti potete spaziare con i tipi di formaggi e di affettati che più vi piacciono. Mi raccomando, pollicino in su, commentatemi che mi piace avere un contatto diretto con voi il video ed in più attivate la campanella, iscrivetevi al mio canale, così quando Miss Bimbi Katia metterà una nuova ricettina vi apparirà una notifica e non rimarrete indietro. Andiamo a preparare il gâteau di patate. Cominciamo la ricetta andando a sminuzzare e tagliando in pezzi circa 200 g di groviera, provolone, formaggio, insomma che più preferite. È una ricetta per 6 persone, quindi sminuzziamo il tutto nella modalità turbo un secondo. Ripetiamo l'operazione per 3-4 volte. Andiamo a vedere dopo 3 volte. Perfetto. Io mi fermo qui dopo 3 volte perché insomma non deve essere proprio super tritato, ma i pezzettini un pochino grossolani, in maniera che quando si mangia il gâteau è molto più buono. Andiamo a trasferirlo in una ciotolina. Ora puliamo così alla buona il boccale ed inseriamo la farfalla. Facciamo un giro per accertarci che sia ben inserita ed andiamo a mettere nel boccale, dopo averle tagliate a pezzettini, ovviamente pelate, 1 chilo di patate. Versiamo ora 350 g di latte. Un cucchiaino di sale, coperchio, a posto del misurino cestello, così evapora, i vapori escono fuori, e cuociamo per 25 minuti a 95 gradi alla velocità 1. Trascorso il tempo andiamo a vedere, questo è il risultato che dovete ottenere. Se trovate le patate più dure potete tranquillamente aggiungere altri 5 o anche 10 minuti di cottura. Ora aggiungiamo circa 30 g di burro e 30 g di parmigiano reggiano e 20 g di pecorino. Un pizzico di pepe se preferite. Coperchio, questa volta misurino, ed andiamo a montare per 30 secondi alla velocità 3. Ecco qui, perfetto. Ora aggiungiamo il formaggio che abbiamo sminuzzato all'inizio, poi prosciutto cotto. Ora sbizzarritevi con il salame, con tutti gli affettati che più vi piacciono. Io purtroppo, chi può capirmi che ha una figlia di 6 anni e vuole rigorosamente solo prosciutto, quindi io metterò soltanto prosciutto cotto, ma voi sbizzarritevi come più vi piace. E 2 uova. Coperchio e misurino ed andiamo a mescolare il tutto per 10 secondi alla velocità 3. Eccoci qui, prendiamo una bella teglia e la imburriamo. Io, chi lo sa, uso la linea Gold di Titex. Togliamo la farfalla e versiamo il composto. Ed ora ricopriamo la superficie con del pan grattato e parmigiano.
e inforniamo a forno preriscaldato a 180 gradi per 30 minuti. Ecco qui e sopra io ci gratto delle scagliette di parmigiano, un po' così grossolane, così si crea quella fantastica crosticina. Che dire, una fantastica bontà! E se abbiamo una giornata impegnativa, possiamo tranquillamente prepararlo la mattina per gustarlo poi scaldato la sera. Mi raccomando, fatevi sentire nei commenti, pollicino in su e non dimenticarti di iscriverti al mio canale. Alla prossima ricetta con Miss Bimbi Katia.